Era vero, infatti, Peppino nascondeva qualcosa e finì per confessare a Rosina la sua disavventura con Maria Carmela e le disse: Rosina, tu sei tanto cara. Se mi vuoi bene, ti prego, aiutami a dimenticare. La ragazza seppe comprenderlo e nei giorni che seguirono più che mai gli stette vicino con la speranza di sollevarlo da ricordi e conquistarlo. Quando... Una sera a una festa di ballo fu invitato ed è questo il più bello. Una donna vestita di bianco sconosciuta appare colà. Il soldato rimane sorpreso e la guarda con gli occhi allibiti. Signorina, permette, mi scusi, vuole fare un ballo con me. E per tutta la dolce serata, con la donna di bianco vestita, fece coppia esclusiva e assoluta, fino al giusto momento d'andare. Fece coppia esclusiva e assoluta, fino al giusto momento d'andare. Peppino non era un Don Giovanni e non aveva in mente di tradire l'affetto che portava la sua nuova fidanzata, Rosina. Ma quella sera scordò tutto. Qualcosa era successo nel suo cuore e fu proprio quella dama vestita di bianco che riaprì la piaga e i ricordi si affacciarono nella sua mente che non riusciva a negarli. Finché... Poco prima della mezzanotte lei disse: mi son divertita, la ringrazio per questa serata, è già tardi e io devo andare. L'accompagno, le disse il soldato, perché fuori la notte è oscura. Lei rispose: non tengo paura, per le strade nessun mi vedrà. Ad un tratto Peppino inebriato le rivolse parole d'amore. La ragazza per mano l'ha preso e si è fatta da lui accompagnar. La ragazza per mano l'ha preso e si è fatta da lui accompagnar.